queste non son più lacrime che fuori. Per questo nuovo incontro, in questa nuova video presentazione di Italia Medievale, abbiamo il piacere di avere con noi le autrici di un interessante saggio dal titolo L'eleganza femminile nella prima metà del Quattrocento, e sono Laura Della Fonte, Sara Trespiti e Camilla Zagnoni. Il libro è appena uscito, pubblicato da Penna e Papiri, 144 pagine, 16 euro, quindi un prezzo convincente per tutti coloro che sono interessati a questo argomento estremamente interessante. Io, come al solito, non rubo tempo alle autrici, perché avranno un sacco di cose da raccontarci, quindi lascio subito la parola a Laura e l'onore a lei di cominciare. Prego, Laura. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorremmo ringraziare Italia Medievale per questa bella opportunità che ci dà di presentare il nostro libro, che si intitola, spero lo vediate, L'eleganza femminile nella prima metà del Quattrocento, ed è edito da Penna e Papiri. Allora, la prima cosa che ci preme è dirvi come nasce questo libro. Questo libro innanzitutto è un lavoro a sei mani, quindi è stato scritto da Camilla Zagnoni, da Sara Trespiti e dalla sottoscritta Laura Della Fonte. Quindi possiamo dire che parte, diciamo, da tre teste completamente diverse, che però hanno una passione in comune. E quindi, insomma, è un libro che parla di noi, è un libro che parla delle cose che ci piacciono, delle cose che amiamo e alla fine anche di chi siamo. Quindi, chi siamo? Siamo tre ragazze, concedetecelo, che abbiamo in comune la passione per l'arte e per la storia medievale e anche per quello che in questo contesto vogliamo definire il mondo della rievocazione. Quindi sicuramente il lavoro nasce nel mondo rievocativo e inizialmente almeno è pensato per esso, però diciamo che poi nel rigore che abbiamo cercato di applicare ai vari argomenti e soprattutto nella parte pratica e ricostruttiva si ispira alla Living History. Quindi in conclusione possiamo dire che il tutto è nato da una ricerca personale inizialmente fatta anche per dare più fondamento alla nostra esperienza rievocativa, poi però le cose gradatamente sono cambiate, abbiamo iniziato a acquisire molte informazioni, a studiare, a cercare di condividere le informazioni il più possibile, fino a che siamo arrivati alla decisione di tradurre tutto questo in qualcosa che fosse magari non utile solo a noi, ma anche ad altri. E quindi, insomma, siamo arrivate a questa decisione, a questo tentativo ardito, se vogliamo, di descrivere in maniera didascalica, sì, però dando anche alcuni spunti un pochino più interessanti, che cosa? Il vestiario nella prima metà del XV secolo in ambito esclusivamente italiano. E già qua la scelta dell'argomento e del titolo meritano un attimo di approfondimento. Allora, quando parliamo di eleganza, noi facciamo riferimento al concetto di moda. La moda, come tutti sanno, chi si occupa di queste cose, nasce nel XIII secolo e nasce laddove, per usare un po' le parole della professoressa Tosi Brandi, iniziano a applicarsi al vestiario degli elementi innovativi che hanno però anche lo scopo, tutto sommato, di rendere perfettamente riconoscibile e inquadrabile il personaggio, la persona che indossa l'abito, ok? Quindi l'eleganza e la moda come veicolo di un'informazione
sociale. Per noi cos'è la moda nel libro? È quella, diciamo, quei panneggi dei tessuti che si creano, le maniche lunghe che si guarniscono di frappe, sono le eleganti bordure di pelliccia, insomma sono le sopravvesti che, pur avendo un magari modello abbastanza lineare ancora, però grazie a tutti questi elementi ornamentali si arricchiscono molto, e comunque l'insieme è un insieme di grande raffinatezza e anche di grande equilibrio, ecco. In secondo luogo, ci siamo naturalmente dedicate all'ambito femminile per ovvie ragioni, perché siamo tre ragazze, ma questo ci ha aiutato a analizzare, almeno inizialmente, diciamo, la figura della donna in questo contesto sociale. E per usare un termine molto bello che usa la professoressa Muzzarelli, la donna si trova in una gabbia estetica, cioè molto spesso involontariamente, ma altrettanto volontariamente, attraverso il proprio vestiario veicola un'informazione di status sociale e quindi dà delle informazioni molto chiare sulla famiglia a cui appartiene. In ultimo ci preme fare anche una precisazione su quello che è il periodo storico affrontato. Siamo state abbastanza rigorose, abbiamo deciso di focalizzare sulla prima metà del XV secolo, perché mano a mano che progrediva il nostro studio ci è sembrato che questo periodo non venisse mai sufficientemente affrontato come periodo a sé stante rispetto, per esempio, al Medioevo e poi al successivo pieno 400, diciamo. Questo probabilmente ha le sue basi, le sue motivazioni. È in realtà un periodo di transizione, appunto, tra Medioevo e Umanesimo e Rinascimento, quindi è un periodo molto variegato. La moda risente delle variazioni sociali, e quindi molto spesso la maggior parte delle pubblicazioni cosa fanno? O accomunano almeno i primi due decenni al 300, considerandoli sostanzialmente un prolungamento dello stile gotico appunto di fine 300, oppure fanno un grande tutt'uno praticamente con tutto il 400. E a seguito di queste considerazioni abbiamo avuto proprio la curiosità di voler andare a vedere se invece in questi 50 anni precisi, dal 1400 al 1450, fosse possibile individuare degli elementi unici, degli elementi caratterizzanti. Quindi abbiamo cercato di essere rigorose, ben sapendo che quando si parla di moda e di un capo di vestiario, al tempo comunque la durata di un capo di vestiario era molto più lunga rispetto ad adesso, quindi un vestito durava anche 20 anni, quindi per esempio parlando di Bologna del 1401, degli elenchi delle vesti bollate, naturalmente questi rispecchiano in realtà una moda precedente. Comunque sia, abbiamo usato solo fonti italiane e eventualmente qualche piccola fonte straniera usata solo per confronto. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare un discorso generale sull'Italia, e qua dobbiamo essere franche, scendere nel particolare magari dell'area geografica non era la nostra portata, e comunque sarebbe stato molto complesso, perché essendo un periodo a cavallo, se vogliamo, tra due periodi molto meglio definiti, effettivamente ha delle variegazioni che dipendono dal livello sociale, culturale, artistico raggiunto nell'area geografica, nelle influenze straniere, e quindi sarebbe stato davvero un lavoro fuori, se vogliamo, dalla nostra portata. Per quanto riguarda le fonti, abbiamo utilizzato sostanzialmente fonti iconografiche, quindi pittura, scultura, miniatura. Abbiamo cercato di integrarle con la saggistica. Saggistica sia di tipo accademico e paraaccademico, quindi per fare dei nomi, per antonomasia, Rosita Levi Piseschi, oppure professoressa Muzzarelli, la professoressa Tosi Brandi, oppure anche altri nomi abbastanza noti nel mondo rievocativo, quindi Sara Piccolo Paci, Marangoni, Paola Fabbri,
Il tutto abbiamo cercato di integrarlo, per esempio, con delle fonti sempre scritte di secondarie, soprattutto elenchi di dote ed elenchi notarili. Abbiamo aggiunto, attraverso la lettura delle prediche volgari di San Bernardino da Siena, l'omiletica, e poi abbiamo anche, per quanto possibile, integrato con la legislazione suntuaria, soprattutto quella del centro Italia, grazie alle pubblicazioni a cura sempre della professoressa Muzzarelli e della professoressa Nico Ottaviani. Tutto questo però ben conscio di una cosa, che ogni volta che si analizza, ma anche solo si osserva una fonte, alla fine si applica un'interpretazione personale, e quindi dobbiamo dirlo, abbiamo stressato l'editore che è stato gentilissimo e ci ha seguito nei nostri desideri per aggiungere un sottotitolo al testo, che è appunto Riflessioni sullo stile italiano attraverso le fonti. Questo un po' per rimarcare il fatto che talvolta si tratta comunque di un'interpretazione personale, ecco. Quindi, per scendere un po' più nel pratico, invece, il libro si articola in tre grosse macro aree. Abbiamo parlato di robe strette per di sotto, robe larghe per di sopra e il sopra tutto. Ora, questa distinzione è in realtà una distinzione molto classica, molto utilizzata da autori molto più autorevoli di noi, bisogna dirlo, però ci è parsa alla fine quella che dal punto di vista sia didattico sia nella divulgazione potesse essere quella migliore per far capire molto facilmente come in realtà l'abbigliamento si costituiva ancora attraverso la sovrapposizione di vari capi di vestiario. Quindi, scendendo nel particolare, il capitolo 1 è dedicato alle robe strette per di sotto, e quindi abbiamo analizzato la camicia, che era l'indumento intimo, diciamo, per eccellenza, e poi la gonnella, il cosiddetto primo strato, nelle sue varie declinazioni, più eleganti, e quindi la cotta più da lavoro, quindi il gonnello, il guarnello. Non ci siamo, l'abbiamo voluta chiamare gonnella, anche senza perderci in divagazioni terminologiche, perché comunque è un capo di vestiario che in Italia, a seconda dell'area geografica, assume anche denominazioni diverse. Il secondo capitolo invece affronta proprio l'eleganza del periodo, quindi le sopravvesti, e lì abbiamo parlato di quella che per noi è la cioppa a manica corta, della pellanda, che è un po' l'esempio migliore di lusso del periodo in considerazione, e poi della giornea, che è questa sopravveste estremamente raffinata che poi avrà il suo massimo successo dopo il 1450. E in ultimo, nell'ultimo capitolo, ci siamo dedicate al sopra a tutto, cioè al mantello, che qualora aggiunto al vestiario, anche lui ha le sue varie declinazioni che dipendono dallo status sociale e anche dall'uso che se ne intendeva fare. E dopo questa breve introduzione lascio la parola a Camilla, che entrerà un pochino nello specifico spiegandoci i vari argomenti. Capitolo viene seguito un ordine logico sempre costante. Partiamo descrivendo i modelli di vesti che sono più frequentemente riscontrati nelle fonti, e successivamente andiamo a descrivere le particolarità di suddette vesti, quali possono essere magari le forme delle scollature, le forme delle maniche, le forme delle frappe, la lunghezza degli strascichi o la foggia delle allacciature e delle abbottonature. Abbiamo sempre comunque cercato di mantenere il panorama delle fonti molto ampio, e chiaramente una particolare attenzione è dedicata all'apparato iconografico, che abbiamo cercato di mantenere appunto molto ampio, e anche per poter facilitare magari l'occhio ad osservare le caratteristiche che noi andiamo a descrivere nel nostro testo. E talvolta ci soffermiamo anche su determinati elementi distintivi dove magari sono presenti,
facendo magari notare la differenza rispetto alla moda del secolo prima o ad esempio del secolo successivo, perché la moda del 400 molto spesso riprende anche quella del 300, quindi quella del secolo immediatamente precedente. Per fare un esempio pratico, ad esempio all'interno del primo capitolo, il primo capo di vestiario che viene descritto è la camicia, ovvero l'indumento intimo. Quindi andiamo ad analizzare prima le fonti, che sono generalmente elenchi di dote per quanto riguarda le fonti scritte, mentre invece per quanto riguarda le fonti iconografiche sono sempre raffigurazioni di vita intima e quotidiana, quindi magari desti da parto, scene di natività, quindi scene molto personali, molto intime. E poi analizziamo anche la problematica di questa tipologia di fonti, ovvero la loro numerosità, perché non sono così tante e comunque spesso e volentieri le fogge di suddette camicie sono differenti tra di loro, non c'è una vera e propria concordanza tra la forma di queste camicie, ragione per cui ci siamo anche sentite di sposare la tesi di Pisetsky, la quale si sente di avvicinare queste camicie, quindi questi indumenti intimi, alle moderne vestaglie, quindi che variano la loro foggia e il loro materiale a seconda comunque dello stato sociale di chi le va a indossare. Un altro, ad esempio, elemento che andiamo poi ad analizzare sempre nella camicia è la sua foggia, quindi andiamo a vedere come lo scollo da ovale diventa arrotondato come ad esempio ovale nel 300 diventa arrotondato andando avanti nel 400 e poi lo vediamo come non spunta mai all'esterno degli abiti, cosa che invece avverrà successivamente, come siamo abituati a vedere in molti dipinti del XV secolo, vediamo appunto queste camicie a sbuffo in tessuti sempre molto leggeri, che sbuffano anche come un fattore estetico di abbellimento, sbuffano fuori dai buchi che si vanno a creare negli abiti nel XV secolo. Un altro elemento invece poi caratterizzante appunto del nostro libro è la presenza di focus. Questi focus sono dei momenti in cui noi ci siamo dedicate a delle riflessioni magari più approfondite su dei temi che abbiamo ritenuto quasi scottanti, quindi sono dei dubbi, delle ipotesi che spesso abbiamo volutamente lasciato aperte e a volte abbiamo invece cercato di dare una nostra ipotesi, una nostra spiegazione, abbiamo cercato di dare una nostra proposta di ricostruzione. Alcuni interrogativi abbiamo scelto di lasciarli anche aperti nella speranza di suscitare l'attenzione di qualche esperto, magari anche del settore. Focus, ad esempio, che abbiamo trattato sempre parlando della camicia, cosa viene indossato al di sotto della camicia? Quindi abbiamo dedicato un focus al non visibile. Cosa viene indossato sotto questa camicia? Spesso non si trovano riferimenti veri e propri, generalmente negli elenchi di dote, che è una delle fonti che abbiamo usato più di frequente, si trovano riferimenti a pannicelli, drappeselli, benducce, fasce, e solo una volta in un inedito, in un scritto inedito ritrovato da Doretta D'Avanzo Poli e poi citato da Paola Fabbri, si ritrovano tre mutande, sia nuove che vecchie. E mentre invece nelle fonti iconografiche c'è una quasi totale assenza. Abbiamo provato a proporre una ipotesi basandoci su un affresco che si trova nel Castello della Manta e poi per quanto riguarda le fonti materiali abbiamo riportato ciò che è stato ritrovato nel Castello di Lemberg in Austria, dove sono presenti questi due reperti di quelli che sembrerebbero essere reggiseni. Ciò che però differenzia comunque questo libro, che comunque ci rende molto orgogliose, è anche la presenza di una parte di ricostruzione sartoriale, però per la quale passo la parola a Sara. Allora, come ci ha spiegato Camilla, il capitolo di ogni singolo capo di vestiario attraversa, diciamo, una parte di focus e poi giunge al bozzetto ricostruttivo e alle nostre ricostruzioni sartoriali. Queste ricostruzioni sartoriali sono state realizzate per ogni capo d'abbigliamento di cui si parla all'interno del libro
insieme al bozzetto, a queste ricostruzioni sartoriali, sono state inserite anche delle foto che abbiamo realizzato un po' come un divertimento. Abbiamo fatto questo piccolo book fotografico che consentisse di avere un'immediata percezione del lavoro che abbiamo fatto, anche solo sfogliando velocemente il libro. Fare queste ricostruzioni sartoriali ci è anche sembrato il modo più naturale per unire quello che abbiamo raccolto con le fonti iconografiche, con tutto quello che abbiamo, con tutto il sapere scritto che abbiamo raccolto, e abbiamo voluto unirlo anche con una parte più di proprio saper fare. Quindi abbiamo creato un connubio tra le due cose, che è proprio quello che caratterizza noi e anche il nostro testo. Io ho parlato di ricostruzioni, ma forse sarebbe più corretto parlare di ipotesi ricostruttive, perché ci rendiamo conto che ci sono tutti i limiti delle prime esperienze e delle difficoltà che abbiamo trovato nel creare questi capi d'abbigliamento. Quindi abbiamo voluto dare importanza anche a queste difficoltà che abbiamo riscontrato durante la parte di creazione sartoriale. L'approccio che abbiamo adottato nella ricostruzione delle vesti è partito però comunque da uno studio rigoroso dell'impianto di fonti che abbiamo raccolto. E abbiamo voluto unire tutto questo impianto di fonti all'eventuale presenza di reperti del periodo che sono giunti fino ai giorni nostri. Unendo queste due cose ci siamo poi chieste come possiamo ottenere il risultato che abbiamo visto nelle fonti iconografiche. Abbiamo voluto inserire tutto questo nostro percorso nel libro, evitando però dei tecnicismi sartoriali, perché volevamo che il libro fosse davvero adatto a tutti quelli che si approcciano a questo argomento e quindi voleva essere in ogni modo schematico. Nel capitoletto sulle ricostruzioni ci siamo focalizzati sulla descrizione dell'abito, giusto per dare un'inquadratura generale, e sulle scelte che sono state fatte alla base del progetto. Ci siamo poi soffermate, come dicevo prima, sui punti critici che sono nati durante l'iter di ricostruzione. Per farvi un esempio, vi parlo di due ricostruzioni che hanno generato delle domande, delle questioni piuttosto importanti, che sono la cioppa e la giornea. La cioppa è questo capo d'abbigliamento a una sopravveste a mezze maniche che è tipica della prima metà del 400. L'abito che è stato realizzato si è ispirato al modello di cioppa che è più largamente diffuso in tutte le fonti iconografiche del periodo. Ma mentre la costruzione sartoriale del busto è stata una cosa relativamente semplice, abbiamo riscontrato delle difficoltà con la realizzazione dell'incannucciato delle maniche, per il quale ci siamo ispirati a dei reperti del periodo che sono italiani, che hanno questa tecnica che però rimane solo sul busto, mentre noi abbiamo voluto sperimentare la realizzazione di questa tecnica sulle maniche. Senza scendere nei dettagli sartoriali, quello che abbiamo ottenuto ha un buon risultato se lo confrontiamo con le fonti iconografiche, ma riteniamo che ci siano delle questioni da approfondire e da verificare a riguardo. Quindi abbiamo voluto inserire tutto quello che è stato il nostro iter di ricostruzione di questo capo d'abbigliamento per fare in modo che chi legge il libro abbia gli strumenti sia per ripercorrere il nostro percorso, ma anche per magari trovare un'altra strada o un modo per migliorare quello che abbiamo realizzato noi. Quindi, mentre questo era il percorso che abbiamo affrontato per l'ipotesi ricostruttiva della cioppa, per la giornea il discorso è stato totalmente diverso. La giornea è sempre questa sopravveste tipicamente della prima metà del 400. Abbiamo scelto un modello italiano
abbiamo voluto inserire nel capitolo dell'ipotesi ricostruttiva tutto quello che è stata la scelta del tessuto e anche la struttura modellistica della veste, perché riteniamo che sia un punto abbastanza importante nella realizzazione di questo capo d'abbigliamento. E quello che ci rende un po' appunto orgogliose anche di quello che è stato realizzato riguardo alla giornea è che durante la fase di progettazione abbiamo riscontrato anche delle difficoltà che però vogliamo sottolineare e mostrare nel libro. Queste difficoltà ci hanno portato all'inizio del progetto di ricostruzione della giornea a cambiare totalmente strada. All'inizio eravamo partite con l'idea di realizzare una giornea con maniche e poi per le motivazioni che abbiamo scritto nel libro abbiamo deciso di optare per un'altra strada e quindi realizzare la giornea che poi è stata effettivamente inserita nel libro, appunto perché ci sono tante questioni riguardo questo capo d'abbigliamento che all'apparenza sembra semplice, che però meritano un approfondimento. Quindi, concludendo, si può dire che davvero questo testo contiene tutte le nostre riflessioni e lo stato attuale del nostro studio sull'argomento, però non escludiamo ampi margini di miglioramento perché è una cosa in essere. E questo ha sicuramente dei limiti perché, come dicevamo anche prima, si tratta comunque di ipotesi personali che abbiamo avanzato noi, però ha anche tanti pregi. Il fatto di essere un testo che riteniamo essere schematico e un mezzo che può essere utile davvero a tutti i livelli, a chiunque si approccia al mondo rievocativo e magari alle prime armi, ma anche a persone che hanno invece una conoscenza approfondita dell'argomento e vogliono avere magari qualche spunto per approfondire e portare più in là lo stato di conoscenza attuale sugli argomenti. Poi sicuramente è un testo che fornisce uno spaccato della moda della prima metà del secolo, che è un periodo comunque importante. Noi avevamo un po' la percezione che questo periodo fosse, tra virgolette, orfano, ovvero che non avesse avuto un riconoscimento adeguato per comunque la sua importanza, perché è un periodo di transizione tra due epoche importantissime che sono il Medioevo e il Rinascimento. E questo è una cosa di cui erano già consapevoli al tempo, si può dire. Citando San Bernardino da Siena, lui era già consapevole che coesisteva un vestire più all'antica e un vestire alla moderna. E quindi noi abbiamo voluto sottolineare ancora di più l'importanza di questo periodo, e che poi porterà, come dice Piseschi, alla rinascita dell'Italia come regina non solo delle lettere e delle arti, ma anche della moda verso la fine del Quattrocento. Quindi poi si affermerà questo fenomeno della moda di cui sarà la protagonista assoluta l'Italia. Concludendo, l'analisi che abbiamo fatto, secondo noi è indispensabile per interpretare anche tutto quello che sarà poi l'evoluzione stilistica della moda. Quindi è un periodo molto delicato ed importante. Noi speriamo di essere riusciti a rendere giustizia a questo periodo che, come ho già detto, troviamo particolare e sofisticato sotto tanti punti di vista e dall'altra parte speriamo che il nostro libro sia solo la prima traccia di un interesse che sia da parte sia di esperti di settore che appassionati del settore rievocativo. Bene, io direi che mi resta solo che ringraziarvi, ringraziare Sara Trepidi, Camilla Zagnoni e Laura Della Fonte. E ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del libro è L'eleganza femminile nella prima metà del Quattrocento, pubblicato da Penne e Papiri,
144 pagine ricche di notizie, informazioni e sperimentazioni, soltanto 16 euro, quindi consiglio a tutti l'acquisto e ci rivedremo sulle strade con i vostri abiti e con le vostre ricostruzioni. Grazie a tutte e tre e buon lavoro ancora. Grazie. Queste non son più lacrime che fuori spargo per gli occhi con si larga vena. Non supplirò le lacrime al dolore.